Ciao a te, a tutti i giorni e benvenuti nei giocherini in questo nuovissimo episodio su I Pilastri della Terra. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa abbiamo giocato praticamente, direi, l'introduzione ragazzi a questo primo capitolo. Adesso ci troviamo a vestire i panni di Philip, che io chiamerò Phil, che è un frate, sembrerebbe essere un frate, per cui... Eccoci qua, il nostro attuale obiettivo è ritrovare il priore James, e ci troviamo a Kingsbridge, per cui usiamo la rotellina per vedere con cosa possiamo interagire ragazzi. Allora, buco nel ghiaccio, direi di dare uno sguardo, ricordati di non allontanarti dalla retta, via Phil, non fare cose cattive Phil, ok, fiume, il priorato prende il pesce dal fiume. Ponte in pessimo stato e noi ci stiamo tranquillamente sopra, oserei dire. Sta diventando vecchia, povero pony. Il capanno del pedaggio, perfetto, avevamo già incontrato il tizio che ci ha chiesto di pagare, però Phil giustamente gli ha ricordato, guarda che i frati passano gratis, no, hai capito? Ok, qua c'è il monastero ragazzi, per cui immagino che non potremo fare altro. Ah, possiamo prendere anche il sentiero verso il mulino. Fatto sta, possiamo interagire ragazzi anche con la Bibbia. Oh, praticamente il nostro Phil avrà pronte, quindi sembrerebbe sempre delle frasi ad effetto. Che cosa ne pensi Phil? Dicela tutta Phil. Allora io direi ragazzi di andare prima al sentiero verso il mulino. Cosa ci aspetterà mai nel vecchio mulino Phil? Campo all'esterno del priorato. Va bene. Allora, possiamo interagire con la paglia e con la porta del mulino. Vediamo se associamo la Bibbia ragazzi alla mangiatoia. Che cosa ne ha da dire Phil? Perché devi andare per forza fino a lì Phil? Se è un tuo pensiero Phil e ci arriva da dovunque tu sia Phil. Non lo so sinceramente. Scusa, volevo interagire. Bibbia e mangiatoia, effettivamente. And to every beast of the earth, and to every bird of the heavens, and to everything that creeps on the earth, everything that has the breath of life, I have given every green plant for food. And it was so. Peccato che quello sia pagliericcio secco e schifoso, Phil. Va bene, ok. Squallida mangiatoia, infatti fa schifo da vedere effettivamente. La porta, hanno fatto crollare il vecchio mulino. Possiamo tipo bussare? Ok, guardate la pecora come si sposta al nostro passaggio. Stop. Ah, è chiusa. È chiusa a chiave, va bene. Questo ci porta verso il chiostro. Abbiamo della stoffa ragazzi, probabilmente potremo usarla in qualche modo. Vabbè, direi di andare verso il chiostro a vedere che cosa ci aspetta. No, anche perché qui avevamo pure il sentiero verso il villaggio. Phil, perché ti avventuri da solo, Phil? Ne siamo arrivati comunque al monastero, ragazzi, sembrerebbe. Verso il cortile della cattedrale. Allora, io tornerei un attimo di qua e riandrei verso il villaggio. Anche se probabilmente non c'era altro da fare, effettivamente. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ah, io pensavo tornassimo al ponte, effettivamente. Oh Gesù santo e benedetto, ragazzi, quante cose. Ok, vabbè, lontano. Qua c'è il villaggio di Kingsbridge. E qua c'è la strada verso nord, che forse a noi effettivamente non interessa. Per questo sì. Madonna, guardate, aveva sparito il frate. Oh, una parola, altro che Usain Bolt qua. I'm sure there was someone moving behind a window. But most houses are empty. Inquietante, oserei dire. Vabbè, non c'è altro da fare, ragazzi. Io direi di andare verso l'edificio vicino ai campi, che probabilmente sarà quello con la squallida mangiatoia. Sì, infatti. Ed eccoci qua, infatti, siamo ritornati verso il ponte. A questo punto direi... Ah, tanto no, da qui al monastero non possiamo comunque arrivarci, ragazzi. Per cui direi di attraversare il sentiero verso il mulino e di ripassare lì per arrivare al chiostro, perché probabilmente il nostro attuale obiettivo, ragazzi, è il monastero. Eccoci qua. Allora, qua porta il cortile della cattedrale. C'è qualcuno? O possiamo andare? Ah, possiamo andare. Mazza quanti posti in cui ci possiamo dirigere. È impressionante.
Eccoci qua, il priorato di Kingsbridge. Guarda caso noi dobbiamo trovare il priore. E io direi un attimo di rientrare, ragazzi, e di andarci a fare i fattacci di chi si è chiuso dentro quest'altra porta. Direi un attimo di esplorare pure di qua, ragazzi. L'inverno si è fatto sentire. Grazie Phil per il tuo incredibile pensiero. Hai qualcosa da dirci sul giardino con la tua Bibbia? He has brought forth vegetation, plants yielding seed according to their own kind. And God saw that it was good. È bellissimo Phil, che parla da solo Phil, dicendosi frasi a caso Phil. La porta che porta, ragazzi, alla cattedrale, mentre qui abbiamo la sala capitolare. Cioè, vi state rendendo conto, ragazzi, di quanti posti possiamo visitare? Non here either. Ma che è? Oh! Quasi è stata un'apocalisse zombie, Phil, io te lo dico. Qui i fratelli tengono le lezioni. Te lo dico, Phil, qua c'è stata un'apocalisse zombie. Adesso vedrai e te li ritrovi tutti gna, gna, che proveranno a mangiarti il cervello. Tanto qua spazio aperto già ne hanno, effettivamente. Vabbè. Oh, finalmente qui c'è qualche anima pia che forse mi dirà qualcosa. Thou shalt not be afraid of the terror by night, nor of the pestilence that walketh in darkness. The pestilence that rode in on the lightning that struck our cathedral 4 years ago. Did you not all feel its presence here ever since? James did, and I did as well. But the Lord says, because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him. Our beloved Prior James has served the Lord all his life. He shall be delivered from the darkness, from this dark earth. Ecco Phil! È morto. Philip. Oh! Francis! Ciao! Che? For many years James has been our prior. After the upcoming election, I vow to lead Kingsbridge Priory with the same steady hand. Qua sarà il nuovo priore. Amen. Amen. Sì. Ok, quindi Phil, mi dispiace dirtelo Phil, ma il priore è morto Phil. Ha tirato le cuoia Phil. È andato in cielo Phil. Non c'è più niente da fare Phil. Rassegnati Phil. Philip. We told your brother you'd come to Kingsbridge New Year's Day. Ah, il fratello. I did not expect to see you here. I was on my way back to Gloucester and wanted to see you. Oh. A priest working in the world of politics. You must tell us about it, Francis. Of course. And his brother a prior of what now? 2 years? Ah. It's been 4 years, Cuthbert. Ah, quindi Phil è un priore. I see. Cioè, how are things in St. John of the Forest, Philip? Benissimo. Meglio che a Kingsbridge, oserei dire. Better than here in our mother house, Kingsbridge, it seems. I wanted to use my New Year's visit to talk to Prior James about this. Che ormai. James did the best he could, Philip. If you had been here, you would know that. Mm. I'm sorry. I shouldn't have. No. You're right, Philip. With a limp hand on the tiller, a ship is blown about at hazard and goes nowhere. James meant well. Of course he did. Please forgive me. Che? Come by the kitchen later to see us, will you? Sicuro! C'è una fame e non ci vedo, sto a morire fame. Ciao amico, ciao. Brother Cuthbert seemed upset. Well, we all are. The way James died was disturbing. Sarebbe a dire, come è morto, come è morto, sono troppo curiosa. Disturbing? How did Prior James die? Dicelo. 7 days ago, Brother Remigius found James's room empty. Okay. We all looked for him for hours. Okay. Then we found his footprints by the bridge and a hole in the ice. Uh-huh.
Oh, no. No. In the small hours of Christmas Day, he must have walked out on the river. We didn't even find his body. Oh. The river took him, and the cold. I will pray for James. See me when you have time, Philip. I will be in the cathedral. Okay. Quindi già ho due appuntamenti. I see how Brother Cuthbert is doing. Uno nella cucina e uno nella cattedrale. È stato Maybe un piacere. Things will get better after the chapter elects the new prior. Certo, Hopefully. Certo. I will come by the kitchen later, Milius. Ci vediamo nelle cucine, sta tranquillo. Cosa ci fa qui Francis? Dove si trova ora? Francis ha detto che sarebbe andato nella cattedrale. Quindi a quanto pare il priore James, ragazzi, si deve essere, sembrerebbe, perché non è detto che sia così, suicidato allegramente buttandosi nel ghiaccio più terribile e freddo. Can our Saint Adolphus still protect Kingsbridge in Ma these no, dark non può. Times? Lo sguardo del tipo è meraviglioso. Prior James. Ever since that lightning struck the cathedral, he wasn't the same. Okay. When you take over my position as sacrist, you should implore the bishop to send us a new relic. By then, I'll be sub-prior. The new prior and I will support you in this. Certo, certo. De che state a parlare, ragazzi? Oh, fatemi. Io direi. Critica, che serve un'altra reliquia? Cioè. All Kingsbridge needs is faith and hard work. Philip of Gwynedd. Già ci facciamo i primi nemici. Ah sì, davvero? Mi hai qui, vecchio. Oh, io sono solo arrivato. I'm afraid the choir is waiting for me. Stay, sì, vai, brother. Vai. There's no reason you shouldn't hear what Philip has to say. Scusami, sono arrivato, non devo passare a salutare, scusa, eh. No, sono rimasto scioccato, ti chiedo perdono un paio di palle, scusa, eh. Non ho capito. I was shocked by the prior's death. We all were. Okay. Now, I'm sure that St. John's you're a good prior, but here we adhere to the rules. Hai fatto cenno a un nuovo priore? Chissà chi sarà. You mentioned a new prior. The election will be held in a few days. Okay. When we all convene for the chapter meeting. Perfetto. Okay, vai via. Let us continue this conversation later. Certo, of sì, course. Sì. There's a lot of planning for me to do for the upcoming. Ciao, caro vecchio. Inacidito, ciao. È stato un piacere discutere con te, oserei dire. Va bene, va bene. Allora, giovani frati. Ricordo quando ero giovane, ero pieno di domande, ma questo luogo di quiete e contemplazione. Se parliamo con loro, cosa avranno da dirci? Parla con i novizi, perché li dovrei rimproverare? Scusa, eh. You look like you want to ask me something. Sei tu che ti sei avvicinato. Phil, che dici? You are Philip of Gwynedd? Sì, sono io. Yes, but you can call me brother sì. Philip. Oh, Phil! You see? Potete chiamarmi Told Phil. You won't mind. Yes. Now ask him. Preso, How per about cosa? You ask him? I already asked Brother Andrew. La domanda, sì. What is it? Brother Milius told us you know the scripture very well. Uh-huh. Could you tell us about God's temple? Brother Andrew wouldn't tell us. Ma perché? Must be a place. Cathedral. That's Andrew non vuole parlarvene. Perché? Andrew wouldn't tell you. Why? He got very angry with us. Ma perché? We had to say the Lord's Prayer 150 times. Oh, ciao, sì. Each of us is God's temple, for he created us. Molto interessante. Bella risposta, Phil. Grazie, Phil. The guestmaster said Prior James destroyed God's temple. In che senso? And that you'll go to hell. Oh, oh. Secondo me non è stato un suicidio, ragazzi, qualcuno l'ha fatto fuori. Prior James did not commit suicide. No one saw him that night. No one knows. Così sembra? God knows. Certo, God knows perché non parla? Running out of the ice. They say the devil was chasing him. Ooh, ooh, ooh.
I have seen brave men run, for many reasons. Never have I seen the devil. Yeah. So we should not make room for him, neither here nor in our hearts. Right. Hai ragione, Phil. Come sei saggio, Phil. Thank you, brother Phil. Non vi preoccupate, ragazzi. Andate a bisbocciare adesso. Andate un po' a divertirvi, ok? Qua porta verso la cattedrale. Direi di andare, ragazzi, perché siamo alla ricerca di nostro fratello, il quale a quanto pare vuole parlare con noi. Chissà per quale motivo. So much bigger than our small cell in the forest. È gigantesco. Mappa del priorato 1136. Direi di aprirla e di dare uno sguardo. Allora, qua è il mulino dove siamo stati, che c'era quella mangiatoia squallidissima. Qua da dove siamo arrivati noi, ovviamente. Qua c'è il villaggio di Kingsbridge. Adesso noi siamo qua, ragazzi, nel cortile. Per cui se andiamo più avanti a destra c'è la casa del priore. Magari potremmo andare a ficcare un po' il naso. Vabbè, noi siamo arrivati da qua. Sì. E quindi giusto qua dietro ci sono le cucine. Ah, qua c'è pure il cimitero, ragazzi. Dobbiamo andare ad esplorare un po' di robe. Allora, qua c'è la cucina e va bene. Qua c'è la foresteria, almeno questa sembra ben tenuta. Qua possiamo entrare nella cattedrale, attenzione. La torre è crollata, una disgrazia, le macerie andrebbero rimosse. Effettivamente sono lì in mezzo al cavolo. Qua ci sono le stalle. Odore orribile, andrebbero pulite, sono piene di letame. Io ti ci faccio camminare dentro, Phil. Camminare la cacca, Phil. Ma perché questa cattiveria? Non ha senso. Va bene, andiamo a vedere le stalle, Phil. Mi sa che non è proprio il caso di entrare. Quasi vomita all'ingresso. Allora, qua c'è la casa. Andiamo al sentiero verso il retro, che ci porterà alla casa del priore. Oh mio Dio. Eccola qua, infatti, la casa del priore. Qua c'è il cimitero, signori. Allora, possiamo ovviamente interagire con varie cose. Così tanti sono sepolti qui ad attendere il giorno del giudizio. Ci attende il giorno del giudizio. La casa del priore James, a St. John riposo nel dormitorio. Un priore ha davvero bisogno della casa tutta sua? Bella domanda, Phil! Possiamo parlare con Arnaldus. Probabilmente questa tomba è stata scavata per James. Direi di parlare direttamente con questo vecchio poverazzo. Caro amico, brother, cosa Arnaldus, mi dici? How are you? Benissimo, huh? C'è una cera. What? How are you? Are you well? Sordo, mezzo sordo. Brother Philip. Yes, I am well. Bene. It's just that the dead won't stay in the ground. What? Io l'avevo detto, c'era l'apocalisse zombie, dead. Fermi tutti. It's probably those badgers always digging up the graves. Cioè, ragazzi, allora, vi rendete conto di che coincidenza assurda? Perché io lì ho buttato proprio così, totalmente a caso, apocalisse zombie, ci sono gli zombie. E poi arriva fratello Arnaldus che ci dice che i morti non vogliono stare in tra le tombe. Un'altra anima che attende. Una tomba fresca per chiesa, è fatta il segno della croce, non possiamo fare altro, me sa. Qua ci sono i novizi, direi di parlare con loro, stanno pescando tranquillamente. My father gave the priory a good deal of land to keep me fed. I won't eat salted fish all day. Me neither. Shall we go into the cellar again tonight? Yes, brother Marcus. You still have old Cuthbert's keys? Indeed I do. I hid them right in the church. Stuffed them in the large crack in the wall. I could do some crack stuffing myself. Questi pezzi di pervertiti. Guardate che frati. Uno dei novizi ha detto aver nascosto le chiavi di Cuthbert in una crepa nella cattedrale. Nuovo obiettivo, ragazzi. Per cui poi dovremmo andare a ficcanasare anche nella cattedrale. We should go to Shiring sometime. Heard they have a big titted harlot there. One that would even do you. What's that supposed to mean? Che i frati, ragazzi, predi veramente sono i primi porci, Si stanno confessando inconsapevolmente. Vabbè, intanto tu hai origliato, Phil, e nessuno ti ha detto niente, Phil. Perché la prima cosa, ragazzi, io direi di andare a fare una capatina nella casa del priore. E salve, si bus-
Direi che la si dovrebbe bussare prima di entrare. I asked not to be disturbed. Ah, Brother Remigius, I'm sorry I interrupted your service. You mean Prior James's service? Quite so. I heard he fell through the ice. La musica è terribile. Horrible. Yes. I was the one who found his rosary by the river. Ah, sì? Now let me continue my work. Tu c'è qualcosa da nascondere. Chieri della morte del priore, vediamo come si comporta, ragazzi. Guarda Phil come investiga. Walk out onto the river at night. He was chased. Da te, altro dal demonio. By whom? The accuser. But why would the devil be chasing him? Better to not get involved in all this. Don't you have your own priory cell to run? Vabbè, praticamente ci ha chiesto cortesemente di non ficcanasare. Io direi di non riferire della chiave nascosta nella chiesa. Ce ne andiamo. Ciao, caro mio antipaticone. Va bene, qua non abbiamo potuto investigare nient'altro, ragazzi, perché c'era questo rompipalle. Allora, direi che torneremo qua davanti e entreremo nella cattedrale, ragazzi. Mi sta piacendo sto gioco perché già bisogna tipo investigare. Fantastico. Prime cose losche, cose che non tornano. He's right. Che fonte di acqua santa, no, quasi vuota, direi di prenderle un po'. There it was again. Che stanno bisbigliando questi? Oh! Allora, qua c'è una candela, non so perché dovremmo interagire con essa. Perché spegni le candele, Phil? Le candele sono costose. Ah! Minchia, sei pure un po' tirchio, sbaglio. Allora, l'altro frate, ragazzi, ha detto di aver nascosto la chiave in una crepa nel muro. Direi di spegnere anche questa candela, anche se effettivamente non la vediamo ancora. Ok, allora, qua porta fuori. Qua c'è gente e qua c'è il nostro fratello, ragazzi. Direi di spegnerle tutte, così facciamo un po' di tipo di paura, che oscurità sia. Andiamo spegnendo candele, che è veramente meraviglioso. Allora, qua porta della scalinata, qua c'è il cantore. Ah, lo stesso tizio che ha lo sguardo sveglissimo. They won't sing. Ma perché? Che c'è? It's Adolphus. Chi? There was nothing, believe me. I heard him crying in the crypt. Oh, I think I heard him too. No, you are mistaken. It sounded like a whip, like he was chastising himself. It's the end of days. Basta, ragazzi, che state a dire? Brother Philip, please help me. Prove to them that there is nothing and no one down there. Certo, guarda caso, ce ne andai io nella cripta a cagarmi addosso, no? Ovviamente, allora, diamo uno sguardo. Ah, qua c'è... Il corpo non è stato trovato, ovviamente, non c'è il corpo vero e proprio. Cattedra, il trono del vescovo. Non è uscito il sottotitolo. Qua c'è la crepa, ragazzi, che assurdità, come se Dio ci stesse additando. Abbiamo perduto la grazia divina, direi di guardare immediatamente nella crepa. Sì! Woohoo! E abbiamo trovato le chiavi. Le chiavi di Cuthbert aprono quasi tutte le porte e i cancelli di questo priorato. Interessante, quindi potremo accedere forse anche in posti dove prima non potevamo, ragazzi. Allora, qua c'è la cripta e questa porta a una scalinata. Non so che scalinata. Altare, direi di dare uno sguardo. Ah, sì, direttamente sì, inginocchiato. Ok, sì, liberaci dal male, bla bla bla. Allora, adesso possiamo pure parlare con nostro fratello. La gente diceva che ci somigliavamo. Caspita, siete identici. Parliamo con lui e vediamo cosa ha da dirci. Ah, sembri turbato? Anche Francis, se c'è questo sorrisetto. You could always read me.
vedi? Like a book, little sono un mago io. Mi chiamo It's good to see you, Philip. Grazie, Francis, altrettanto. I know. Word reached St. John shortly before I left. First the king, now Prior James. È una disgrazia continua. Il demonio è giunto a Kingsbridge, non ci crede. Dio ha un piano, direi. Piano leghenoso. God has a plan. I know he does, but King Henry's death caused quite a commotion in the world of politics. Dark times are coming. There will be war. Che gioia immensa. Appunti di Francis, rivalità per il trono. Direi di esaminarli. Ah, mizzica. Vabbè ragazzi, ok, ci indicano pure cose di storia praticamente. Chiedi come puoi aiutare? Direi di sì, visto che siamo tanto ficcanaso. Maybe we can. Okay. I came not just to meet you. Ah, grazie, fratello. I was sent grazie. To look for a messenger of my lord, Earl Robert. Here? In Kingsbridge? Farmers said the messenger was heading for Kingsbridge 2 weeks ago. Sto posto è maledetto. The knight was carrying a confidential document that might change the course of the conflict. People here trust you. Maybe the monks here know something. We will find him. One more thing. No one can know why we're looking for the knight. Ok. Quindi abbiamo un altro obiettivo. Chissà qualcosa sul cavaliere scomparso di Francis, per cui dovremo anche andare in giro chiedendo se qualcuno sa qualcosa praticamente. Ah, conduce al tetto sta porta, perfetto. Direi di andare anche nella cripta di Sant'Adolfo a dare uno sguardo. Interessante, qui riposa Adolfo. Possiamo aprirla? E ci abbiamo le chiavi. Ok, adesso sì che possiamo aprire qualsiasi cosa. Oscurità. Non vedo, se mi guardo intorno i miei occhi si abitueranno, mi sento osservato. E dai, Phil, non mi dire così, Phil. No reason to be afraid. Certo che non c'è bisogno di aver paura. Hello? No one. Not a thing. Ok, Phil, ti stai agitando, mi sto agitando anch'io, va bene? Sento rumori di catene io comunque. Sì, ho capito. Tu dici così per autoconvincerti che non c'è niente qui. Io mi sto cagando addosso, effettivamente. Nothing here. The saint rests in peace. Ok, qui quindi non c'è nulla praticamente. Ma questa è una figura? Ragazzi, io non l'avevo vista. Ci avviciniamo. Even if it is Adolphus, we would have to welcome him. Nothing. Ok, Madonna santa. Già mi sta aprendo un coccolone. Allora guardiamo anche di qua. Non c'è niente. Thought so. Nothing here. Ok, e allora sembrerebbe esserci assolutamente niente qui, per cui probabilmente possiamo direttamente tornare di sopra e assicurare a questi poveri scemi che di sotto non c'è niente. About the crypt. Sì. Please go into the crypt. Già ci sono stato. Then tell them that there is nothing. Not a single thing. Non c'è niente, infatti ci sono stata. Oh. Ragazzi, non mi fa dire niente. Ci sono stata nella cripta, non c'è niente. Cos'era? No strange sounds or sights. Ho controllato tutto. Non mi fa andare da altre parti, ragazzi. Ah, mizzica. Non avevo controllato. Hello? Oh mio Dio, cos'è? No! Cos'è? C'è qualcosa lassù? Oh signore, c'è qualcosa lassù. Ah. Oh mio Dio, cos'è? What is that? Che da? Strano essere, ma cos'è? What is that? It's the size of a child.
Hello. Oh mio Dio, ragazzi. Oh! Ah! Oh. Ma vaffan. An owl. Just an owl. The choir will be relieved to know that. I should tell them. Minchia, gufo de merda. Meglio che me ne vado, sennò ti tiro una pietra. No, vabbè, non c'è bisogno, mi ha fatto prendere infarto, quasi. Ragazzi, potete stare tranquilli. Resting in peace. It was just an owl. I told you it was nothing. Sì, certo. God bless you, è il primo che si sta cagando addosso. Un attimo va. Ancora. Now, è un gufo. Concentrate and... Ok, perfetto, abbiamo completato anche quest'altro obiettivo. Ragazzi, mi ha appena salvato la partita. Vi dicevo, lo sto trovando veramente molto interessante, perché quando ci si mettono in mezzo queste cose, ragazzi, tipo di inciuci e misteri che bisogna scoprire, mi piace un botto. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, budosh a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!